Ragazzi e ragazze, eccoci qua per un'altra ricetta. Oggi faremo una cosa buona, gradita per grandi e piccini. Faremo le patatine rustiche, come quelle che compriamo nei sacchetti già salate, pronte da gustare. Oggi le faremo noi. Per farle abbiamo necessità di questo attrezzo. Questo sarà colui che ci dà la forma. Ora non so se esiste anche quello tipo a forma, tipo fatto a mandolina, che possa fare questa forma. Io ne ho due di quelli confezioni apposta a mandolina, ma non c'è questo formato. C'è quello a stick che abbiamo già fatto il video, le patatine stick a fiammifero, quello sì, questo no. Ora andiamo semplicemente a pulire quattro patate e le andiamo a immergere nella nostra acqua. Ora vi faccio vedere come andiamo a procedere. Io ho già preparato la ciotolina dell'acqua che nel mentre le peliamo tutte le mettiamo a bagno. E poi man mano che procediamo vi dico come andiamo a fare. Quindi andiamo semplicemente a pelare le nostre patate. Io uso il giornale per raccogliere la buccia della nostra patata. Non vado a consumare la carta, quella assorbente di casa, diciamo. E uso i giornali pubblicitari. Come sapete, ve lo dico sempre. Quindi puliamo le nostre patate e le andiamo a immergere nella nostra ciotolina di acqua. Ok? Ora vado a pulire le altre e poi vi dico man mano tutti i passaggi che andiamo a fare. Ecco qua che abbiamo tagliato le nostre patate. Le ho lasciate qua a bagno 5 minuti. Ora vado semplicemente a sciacquarle, asciugarle. Sciacquiamo anche il contenitore e mettiamo dentro dell'acqua pulita. Quindi va buttata via questa, date una bella sciacquata così se c'è dei residui di amido vanno via e la riempiamo con dell'acqua pulita. Poi procediamo al taglio delle nostre patate. Eccoci qua, asciugato le nostre patate, abbiamo cambiato l'acqua nella ciotola, sciacquata bene dall'amido e abbiamo messo l'acqua pulita. Ora andiamo semplicemente a dargli la forma. Come vi ho detto, usiamo questo attrezzo. Cerchiamo di fare le patatine rustiche come quelle che troviamo. Opla! Quelle che si comprano già pronte da mangiare. Bisogna prendere solo la misura giusta, se no diventano troppo spesse. Vedete? Se no vengono troppo spesse. Bisogna mettere proprio il ferro dietro, pari allo spessore che c'è al gancio in pratica, se no diventano troppo grosse. Ok? E le andiamo a tagliare tutte così. Quando uno ci ha preso la mano riesce a farlo anche più velocemente. Man mano che le tagliate le mettete a bagno, se no le patate possono diventare nere. Allora noi le mettiamo a bagno così siamo tranquilli che non succede niente. Nello stesso tempo ci va a togliere l'amido. Vedete? È abbastanza semplice. Ecco qua, caduta. Ecco qua. E facciamo così con tutte le nostre patate. Queste sono le nostre patate tagliate, visto? Ora le andiamo a sciacquare. Cambiamo l'acqua due volte, le andiamo a sciacquare. E poi le asciughiamo bene con uno strofinaccio pulito. Asciughiamo, sciacquiamo, asciughiamo anche la ciotolina che ci servirà. Va bene? Faccio questa preparazione e torno qui. Eccomi qua, abbiamo asciugato la ciotolina sciacquata. Ora andiamo a tamponare per asciugare le nostre patate. Eccoci qua. Le tamponiamo delicatamente, se no le andiamo a rompere. E le andiamo a asciugare meglio possibile. Più sono asciutte meglio è. Queste sono particolari perché hanno la riga, quindi si fa anche più fatica ad asciugarle. Ogni tanto le giriamo e torniamo ad andarle a tamponare in questa maniera. Queste asciugate perfette non verranno mai perché abbiamo il rigo, le varie righe, quindi non verranno perfette asciugate, non è una patata liscia. Le tamponiamo e basta, giriamo
e ci diamo un'altra tamponata, sempre così finché non diventano un pochino asciugate. Questa è patata sfusa, non sono patate comprate nella rete. Patate sfuse del supermercato o del fruttivendolo. Al massimo con la rete da 5 kg che vi consiglio sempre, che sono dette le vecchie, quelle che quando prendi in mano la patata te le sporchi di terra in pratica, le terrose le chiamo io. Ecco qua. Ora le andiamo a mettere dentro la nostra ciotolina asciugata. Ok. Ci aggiungiamo dei puff di olio, qui sono 450 grammi, non so se ve l'avevo detto, per 2 o 3 persone sono sufficienti. Io ho messo 10 puff e poi andiamo a mescolarle bene a modo, che l'olio vada bene dappertutto tra le nostre patate. Quindi guardate che si ungano un pochino uniformemente tutte, altrimenti aggiungete qualche altro puff. Il puff è molto soggettivo, c'è chi vuole usare, c'è chi fa le patate anche senza niente. Quindi questo vedete un pochino voi, io un pochino ce lo metto, onestamente, così dà più effetto di patatina fritta. Ecco qua, ne aggiungo altri due, altri quattro, abbiamo fatto, erano piccoli puff, e poi li andiamo a mettere nella nostra friggitrice. Oggi uso l'InSky, per cambiare ogni tanto, se no si offende, poi dopo non funziona più. Facciamo riposare la Kleisten e andiamo a fare le patatine nella nostra InSky. Ora prendiamo il suo cassetto, eccoci qua, e andiamo a mettere semplicemente dentro. Qua non c'è bisogno di vedere non sopra l'altro, le patatine si possono mettere anche una sopra l'altra, come vi dico sempre. L'importante è aprire e scuotere spesso il nostro cestello. Io vado a impostare 200 gradi per 20 minuti e ogni 5 minuti vado ad aprire e vado a scuotere, va bene? Poi se mai man mano che vado ad aprire vi faccio vedere i vari passaggi delle cotture delle nostre patatine. E dopo i primi 5 minuti vado ad aprire il nostro cestello. Ecco qua e andiamo semplicemente a scuotere. Scuotete 2 volte come se fosse una padella, vedete? Io faccio così e poi me li tiro verso di me, come se fosse una padella. Ora le ritorno a mettere dentro. Sono passati altri 5 minuti e io vado ad aprire il nostro cassetto. E facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Le facciamo andare in basso e poi le fate saltare verso di voi, come se fate saltare una padella, ok? Se trovate molte doppiate le andate a aprire, ovviamente, e poi le andate a rimettere a cuocere. Ok? Ecco qua. Altri 5 minuti come minimo. Ogni 5 minuti io faccio step da 5 minuti e le vado a aprire per controllare e scuoterle. E dopo 18 minuti le nostre patatine sono pronte. Ogni 5 dovete andare a scuotere, guardate. Ora le andiamo a mettere nel piatto, le andiamo a rovesciare qua nel nostro piatto da portata. Ecco qua. Andiamo a metterci il sale, un pochino di sale, andiamo a scuotere per far insaporire tutto e poi andiamo semplicemente ad assaggiarne una. Aspettate, che le giro un po' di più. Eccoci qua. Intanto se ne scappa una. Ecco qui.
e andiamo a assaggiare queste patatine rustiche. Buono. Sono come quelle compre. Anzi, più buone, più sane e meno salate. Allora, vi lascio scritto sotto quei miseri ingredienti di cui abbiamo bisogno, che sono pochissimi, e i tempi di cottura. Mi raccomando, avete visto nel video, scuotere ogni 5 minuti a mo' di padella. Così le patate ruotano e girano. Quelle sotto vengono sopra, quelle sopra vanno sotto. Vi lascio i miei canali, mi raccomando, iscrivetevi, attivate le notifiche, così per qualsiasi cosa e qualsiasi vo ogni volta che pubblico il video vi arriva la notifica. Poi vi lascio gli altri canali anche, come sapete, c'è il gruppo, c'è la pagina, c'è Instagram. Per qualsiasi cosa potete contattarmi, se avete bisogno di un consiglio di qualsiasi cosa, io appena un attimo di tempo rispondo sempre a tutti, va bene? Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!